il luogo da dove partiamo. L'idea è di provare ad analizzare un luogo, come era in un periodo storico, che ci racconti la storia che vogliamo noi analizzare. Cosa mi viene in mente se dico 43-45? La guerra civile che scoppia tra partigiani tedeschi. Perché le persone che hanno dato la vita a 18-20 anni lo hanno fatto? Offrire la propria vita per cambiare la situazione del loro paese. I ragazzi si interrogano sulle analogie e differenze tra la loro scuola e quella vista nelle immagini di un tempo. Se vanno in una classe di là a vedere i banchi come sono tenuti adesso, non sono messi di sicuro in questo modo qui. E con questo ordine, con questa... Le tasse le pago, quindi nel senso sono anche tra virgolette i miei, no? Non sapevo che ci fossero così tante industrie e che fosse considerata addirittura la Manchester italiana. Ci imbattiamo in una lapide e in una storia. Mi ricordo un fatto che non potrò mai dimenticare: le deportazioni dei lavoratori giorno del 16 giugno del 1944. Chi buttava il biglietto, chi gridava avvisa mia madre, avvisa noi, sconcertarci. Non me l'aspettavo così forte in città, invece sentendo le testimonianze così, testimonianze vissute, non sui libri, perché i libri a volte non insegnano, non ti dicono tutto. Bisogna tutto, bisogna cambiare tutto. Tutto! Inizia a rifare tutto. Come? Spiegami come. Quindi qua cosa facciamo? Siamo rimasti, rimaniamo sempre uguali. La cosa che a me effettivamente porta ottimismo in tutto questo è che oggi avete fatto una discussione dal partire, dal dire due parole, non so cosa dire, eccetera, cioè, avete iniziato poi a raccontare e quello che mi ha molto colpito, ed è però è importante da tenere in considerazione, è la vostra consapevolezza.